29 novembre questa grande mobilitazione che coinvolgerà tutta l'Italia, CGIL e UIL uniti. Per dire no ad una politica, ad una manovra di bilancio sbagliata, una legge di bilancio che non attua nessuna politica industriale, pensiamo al taglio di 4,5 miliardi di euro sull'automotive, settore fortemente in crisi nella nostra regione e non solo. Una legge di bilancio che taglia in termini reali sul Fondo Sanitario Nazionale, sia in rapporto all'inflazione sia in rapporto al PIL. Ciò significa che per il governo non è una priorità quella della cura dei cittadini abruzzesi e italiani. E poi c'è la dinamica salariale. Di fronte a scioperi e mobilitazioni un po' in tutti i settori, pensiamo allo sciopero dei trasporti, pensiamo allo sciopero dei metalmeccanici, dei chimici, il governo mette in campo per il rinnovo dei contratti pubblici un 6% rispetto ad un'inflazione che nel triennio è stata del 17%, e quindi un taglio in termini reali dei salari di oltre il 10%. Dall'altra parte, rispetto alle promesse che erano state fatte da questo governo, non c'è la tassazione sugli extra profitti, si continuano a tassare di meno le rendite finanziarie, le rendite di profitto rispetto al reddito da lavoro dipendente e dei pensionati. A proposito di trasporti ed automotive, l'elettrico, questo Ducato elettrico, lei come vede la situazione? Una notizia positiva, ma una notizia che non cambierà le sorti dei lavoratori e il livello di cassa integrazione che si sta tenendo in Sevel ed in tutte le aziende dell'indotto, perché la produzione è una produzione che sarà limitata a pochi veicoli al mese e quindi restano tutti aperti i problemi dell'automotive. Dunque lo sciopero generale che coinvolgerà tutto il nostro paese in Abruzzo come si articolerà? Noi abbiamo deciso in Abruzzo di articolarlo sulle quattro province, prendendo a riferimento le quattro prefetture, quindi saremo a Pescara, davanti alla prefettura di Pescara, davanti alla prefettura di Chieti, di Teramo e dell'Aquila. Faremo dei piccoli cortei con concentramenti e con quattro comizi che saranno chiusi sull'Aquila e su Chieti da un segretario nazionale della UIL e su Pescara e su Teramo da un segretario nazionale della CGIL, ovviamente rispetto ai temi del bilancio.